ritrovati ad una nuova puntata di Insieme Oltre il 2000. Quest'oggi spazio nuovamente al mondo del volontariato, alla realtà del territorio e ospitiamo in questo caso Morena Pavei, che è la presidente dell'Associazione Pollicino. Ben ritrovata, presidente. Grazie, felice di essere. Che, come sappiamo, lo ricordiamo, opera a favore dei bambini che si trovano a Petrosani, nella casa alloggio Pollicino, che ormai è una struttura diventata maggiorenne, vero? Che ha compiuto i suoi 18 anni di attività e che viene portata avanti grazie all'operato proprio dell'associazione bellunese presieduta dalla signora Pavei. Cominciamo, presidente, col fare un pochino così il resoconto anche dell'attività estiva per la casa alloggio Pollicino. Sì, allora, diciamo che l'attività estiva dell'associazione in Belluno, in provincia, come sappiamo, è ridotta, diciamo, si è ridotta notevolmente. Abbiamo cercato sicuramente delle altre strategie, però i grossi eventi che ci davano un buon sollievo economico purtroppo sono saltati. Però, questo a causa della pandemia, ovviamente. A causa della pandemia. Non ci siamo comunque persi d'animo, abbiamo utilizzato questo momento, diciamo così, particolare per partecipare a dei corsi, a dei meeting che ci hanno dato diciamo delle visioni un po' diverse dell'associazione e delle strategie diverse da percorrere nei mesi che verranno futuri. L'attività in casa però non si è fermata, si è fermata per i 3 mesi che già ne avevamo parlato nella precedente intervista, si è fermata per 3 mesi, poi ha ripreso, diciamo, ha riaperto le porte la casa Pollicino a Petrosciani. Abbiamo avuto costanti 73 bambini, sono mancati i bambini con le disabilità, diciamo, quelle più importanti, più gravi, comprensibile perché sono tutti bambini e ragazzini con delle patologie molto importanti e quindi a rischio. Le mamme ovviamente hanno pensato di non farli, diciamo, partecipare all'attività della casa proprio per una forma di attenzione per la loro salute. Però per il resto la casa ha funzionato con tutte le attenzioni che richiedeva questo particolare momento e che richiede, perché funziona tutt'oggi con tutte quelle attenzioni. I bambini all'interno della casa usano tutti la mascherina. Infatti abbiamo anche alcune fotografie, grazie all'aiuto della regia le chiediamo appunto di mandare alcune fotografie che ci testimoniano anche la vita all'interno della casa. Sì, vengono mantenute, rispettate le distanze nelle varie attività che vengono fatte, soprattutto all'interno degli spazi di riabilitazione oppure all'interno dello spazio comune della mensa. I 3 turni che venivano fatti solitamente adesso sono diventati 6, quindi diciamo che le nostre operatrici, coordinate molto bene dalla Florentina Presecan, che è la nostra direttrice, hanno saputo gestire in maniera direi esemplare e lodevole l'attività in casa. Sono state fatte molte attività all'esterno, in associazione, in collaborazione con altre associazioni della città di Petrosciani, è stata fatta l'ipoterapia, poi abbiamo fatto dei corsi di difesa personale, quindi diciamo abbiamo unito l'utile al dilettevole, i bambini si sono divertiti e hanno, diciamo, si sono avvicinati a delle discipline che sicuramente hanno aiutato questo periodo difficile anche a acquisire delle regole comportamentali molto importanti. Diciamo che l'associazione cerca sempre di offrire nuove opportunità a questi giovani, anche diversificando appunto quelle che sono le esperienze con cui si possono cimentare. Certo, diciamo che in tutti questi anni non ci siamo mai fermati, abbiamo sempre cercato di portare una progettualità diciamo diversa noi come volontari all'interno della casa, ma non ci siamo fermati neanche in città, ove la struttura a tutt'oggi è un importante punto di riferimento e molte associazioni, soprattutto sportive, si avvicinano alla nostra struttura per offrire gratuitamente dei corsi ai nostri bambini. Quindi diciamo che c'è un bel cammino sempre in crescita.
Ecco, l'unica cosa così che ci rammarica un po' è che tutte le attività che solitamente andiamo a proporre e portiamo dall'Italia, quest'anno purtroppo non abbiamo potuto farle. Vediamola da un punto di vista, diciamo, positivo. C'è stata una crescita perché senza di noi, che solitamente diamo le direttive, la nostra, direttrice, le nostre operatrici hanno dovuto, arrangiarsi. E questo è stato un motivo di crescita perché hanno trovato delle fonti anche, diciamo, di sostentamento diverse, Alternative. alternative. Quindi secondo me è una cosa positiva, la nostra presenza è stata sempre una presenza importante di riferimento, rassicurante da tutti i punti di vista. Però abbiamo visto che se anche noi fisicamente non siamo là, loro hanno saputo sopperire a questa mancanza, quindi è un motivo d'orgoglio anche per noi, no? Un'ulteriore Vuol intraprendenza, dire ecco, che abbiamo, dimostrata. diciamo, seminato Seminato bene. sicuramente Purtroppo, bene. Presidente, fra le attività che sono venute a mancare quest'anno c'è stato anche lo scambio che era una prassi, insomma, che veniva fatta tutte le estati, no? Con gli studenti dell'Istituto Catullo di Belluno. Sì. Oltre agli studenti dell'Istituto Catullo, avevamo anche il centro di maestranze edili di Sedico. Questi due, diciamo, progetti molto importanti quest'anno non sono stati fatti. È una mancanza che si è fatta sentire perché l'entusiasmo dei nostri ragazzi, dei nostri studenti, trasferito in una casa dove molti dei nostri bambini purtroppo non hanno la possibilità di ricevere sorrisi o magari di ricevere abbracci o di ricevere dei baci, tutte quelle attenzioni che i bambini normali ricevono, molti dei nostri non le hanno. I nostri studenti, le nostre ragazze, soprattutto del Catullo, con diciamo, la loro vivacità, hanno sempre portato in casa dei momenti importanti, dei momenti belli, dei momenti esclusivi, diciamo, per quei 15 giorni in cui sono là. Sono venuti a mancare, sono venuti a mancare. Speriamo che insomma, le cose si possano al più presto risolvere e quindi ritornare anche con quella che era la consueta programmazione. E, venendo però diciamo, alla realtà proprio bellunese, Policino fa tanto sia per i bambini in Romania, ma fa tanto anche per il territorio e un esempio ne è una recente donazione che voi avete fatto. Sì, abbiamo fatto, è una piccola donazione, non è una grossa donazione, è una piccola donazione, però per noi Policini in un momento così difficile anche per il nostro territorio abbiamo voluto dare un segnale. E questa è un'iniziativa che è stata portata avanti da due ragazze, da due giovani, che fanno parte tra l'altro anche del consiglio, dall'Irene e dalla Debra, ma l'idea è venuta proprio all'Irene Bortot e praticamente hanno, le nostre volontarie hanno confezionato delle mascherine. Queste mascherine sono state messe in punti, diciamo, strategici della provincia e il raccolto di queste mascherine non è stata una vendita assolutamente, lo slogan era proprio questo: chi può metta, chi non può prenda. Quindi le mascherine venivano messe in cestoni, chi poteva prendeva e dava un'offerta, chi non poteva se la prendeva e la indossava. Quindi bello questo segnale. Lo scopo era quello di dare un piccolo segnale anche per il nostro territorio, un territorio dove noi lavoriamo ormai da 20 anni, dove siamo conosciuti, però tutti i nostri sforzi e tutte le nostre raccolte vengono focalizzate ovviamente in Casa Pollicino per i nostri 90 bambini. Il desiderio era quello proprio di farci una piccola goccia anche qua dove noi operiamo, quindi una parte del raccolto di queste mascherine è stata donata ai frati di Mussoi, alla messa dei poveri.
Ecco, in modo da essere vicino anche a questa realtà. Ecco, sì. Stiamo vedendo proprio in questo momento, l'abbiamo già vista, una foto ricordo, sì, vero? Una Uno foto scatto. Ricordo della donazione. Chi vediamo? Ci descriva, Presidente, allora, in questa abbiamo, foto. Alla, diciamo, alla destra abbiamo l'Irene, che è stata, diciamo, l'ideatrice di questa bella iniziativa, poi c'è la Mariana, mia figlia, ci sono io, c'è il frate, e poi c'è la Debra, diciamo, le persone che hanno, le due persone, diciamo, ai lati sono proprio quelle che hanno permesso di fare questa donazione. Sono stati donati, lo dico perché non abbiamo segreti, noi mai come associazione abbiamo donato 700 euro, un piccolo segnale, però ci tenevamo molto a questo. E perché ai frati? Perché per il passato con i frati di Mussoi abbiamo avuto anche una collaborazione. Avevamo una delegazione per 3-4 giorni, una delegazione dalla Romania, e loro gratuitamente ci hanno dato la loro struttura Col di Cugnan, una bellissima struttura dove noi abbiamo potuto ospitare, far da mangiare senza spendere nulla. Quindi è, diciamo, un'attenzione per chi le attenzioni l'ha avuto nel passato per noi. È proprio un piccolo segno, un però vicendevole insomma, aiuto, ecco, diciamo, esatto, così, che è quello che caratterizza proprio il territorio, sì, bellunese. Sì, i sì. Bellunesi sappiamo che, insomma, l'emergenza, la pandemia lo ha dimostrato, prima la tempesta vaia, insomma, quando c'è bisogno di darsi agli altri, il popolo c'è una bella unione che fa risponde. Una bella forza poi. Eccoci, veniamo verso la conclusione, Presidente, ricordando, sì, anche quelli che sono comunque i progetti in vista per l'autunno. So che a breve avrete, sì, una riunione proprio per definire un po' nel dettaglio, sì, le varie progettualità. La prossima settimana avremo il consiglio dove andremo, diciamo, a focalizzare alcuni eventi possibili, perché siamo ancora in una fase di restrizione, però ecco, questo periodo ci è stato molto utile, perché soprattutto con i corsi che abbiamo fatto sul fundraising abbiamo, diciamo, una visione un po' diversa. Ci stiamo ristrutturando in maniera diversa visto il periodo particolare. Il 19 settembre ci sarà l'assemblea annuale. La chiamiamo assemblea annuale, ma di fatto è un momento in cui noi andremo a ritrovarci dopo tanto tempo. La faremo a Pianlonghi, è un sabato, quindi inizieremo credo verso le 11, dobbiamo ancora adesso in consiglio definire tutti i particolari, un modo per ritrovare tutti i nostri amici, soprattutto tutti i nostri volontari, e diciamo ripartire con delle visioni diverse. Però non ci siamo mai fermati di fatto, non ci siamo mai fermati, perché abbiamo cercato, l'ufficio è sempre rimasto aperto, abbiamo sempre cercato anche di fare dei progetti con Bucarest, ne abbiamo due in particolare, adesso vediamo se riusciamo, poi se andranno a buon fine, quindi abbiamo sempre lavorato con delle strategie diverse. E comunque un'assemblea che immagino sia anche un'occasione per rinsaldare quelle amicizie, quei climi, quel rapporto di collaborazione che caratterizzano anche l'associazione Policino come una vera, sì, grande famiglia, sì, che opera appunto per i più piccoli, per i bisognosi. Noi abbiamo visto durante questa chiacchierata anche alcune immagini di repertorio che rappresentano proprio quella che è la realtà dell'associazione. Questo è stato un anno particolare, l'abbiamo detto, questo 2020 caratterizzato dalla pandemia, però insomma l'entusiasmo, la voglia, il desiderio non di manca. Darsi non manca. E poi insomma dai, ci si rinnova, no? Ci sono delle strategie diverse, nuove, quindi. E poi insomma Policino è una bella famiglia, non ci spaventa nulla, ne abbiamo superate tante e superiamo anche questa. Grazie ancora alla Presidente Pavei per essere stata grazie con noi. Grazie Luisa, gentilissima come sempre. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.